volte dico anche che è una medicina, perché ti tira su, è un energizer pazzesco, e anche lo associo molto a un buon risveglio, perché io senza il caffè la mattina non è così bello. Ok. Nella fragranza che ti hanno abbinato quest'oggi per... mi ritrovo molto perché la vaniglia, soprattutto questa fragranza che hanno fatto loro, è una fragranza apparentemente vaniglia molto delicata, quindi io sicuramente sembro sempre molto algida, molto eterea, in verità c'è una tipologia di caffè arabico molto forte e molto speziato, che racchiude anche la mia parte insomma siciliana, quindi sposa abbastanza bene questo aspetto magari più candido e pulito e delicato da questo carattere forte. Quando finisco in flash fate delle domande a un altro. Ti abbiamo vista sulle passerelle a Parigi a settembre. Come mai questa scelta di tornare a sfilare dopo che avevi lasciato l'Orient? Quello che dico sempre è che quando un calciatore si ritira dai campionati e quando fa una partita non vuol dire che è tornato a fare il campionato. È stata una boutade molto divertente che rifarei anche, però non faccio più il tour de force come lo chiamo io, quindi non faccio più magari tutte le sfilate da New York, Milano, Parigi, perché per me quello significa fare le sfilate. E è stata una boutade molto divertente con Vivienne Westwood, che non fa tanto moda ma fa più arte e costume, quindi poi è un personaggio che ammiro e che stimo tantissimo. E ho già fatto una canzone con lui, che era una cosa molto divertente, nel senso che è nata anche lì molto per caso, che eravamo a casa, lui faceva insomma, la base per un suo CD e io la canticchiavo, e allora abbiamo deciso un po' di fare una specie di... poi era anche l'anniversario di Jane Birkin e di Gainsbourg, e allora abbiamo fatto una specie di, così, di rappresentazione, una specie di omaggio in maniera molto divertente, e abbiamo cantato insieme. Perché... Grazie.